Sicuramente in qualche modo sì, però io credo che il Ministero della Salute stia lavorando bene per cercare di tranquillizzare il popolo italiano. Sicuramente sì, se non fosse altro per il panico che ha generato, però noi siamo qui, l'Italia è sempre più bella, quindi l'aspettiamo tutti i turisti. I rischi secondo me cominciano ad essere importanti. Io credo di base che poi è solo un allarme che come tante altre cose che poi sono state da un punto di vista mediatico enfatizzate, di fatto poi erano molto più contenute di quello che era realmente il pericolo. Quindi non credo. Ma credo che non lo intacchi solo in Italia, in questo momento c'è un po' di panico secondo me e forse è bene anche che magari noi limitiamo un attimino un po' quelle che possono essere le informazioni un po' distorte dalla realtà, ecco. Penso che debba comunque ognuno limitare quelle che sono le considerazioni, le notizie da dare, perché sennò si crea il panico tra la gente, ma siamo talmente forti da poter bypassare anche questo problema. Ma sicuramente per qualche mese l'impatto si sentirà, però credo che già sul finire della tarda primavera, inizio estate, si possa ricominciare a muoversi qualcosa per superare tutto verso la fine dell'estate. Credo che sicuramente è un allarme, che sta colpendo in parte, nel senso che ci sono alcune persone, qualcuno che insomma è un po' più attento e ha un po' più paura, quindi come lo vede come un rischio e probabilmente in minima parte potrebbe intaccare quello che è il turismo successivamente. Speriamo di no,